Vuol dare le sue generalità, per cortesia, come si chiama, dove sta? Calosi, nato a? Residente? Montefeltro. Ascolti, le telecamere le vanno bene oppure preferisce non essere ripreso? Non essere ripreso. Beh, allora non inquadriamo il test, per cortesia inquadriamo altri soggetti. Avvicina, funziona? Sì. Era spento. Va bene. Benissimo. Signor Pubblico Ministero, prego, a lei le domande. Grazie Presidente. Signor Calosi, lei conosce il Pacciani Pietro? Sì. Come mai? Vuole spiegarcelo? Come l'ha conosciuto? Conosciuto tramite l'azienda e venne a lavorare nella nostra azienda. Ecco, lei dove lavorava? Qual è questa azienda? In che periodo siamo? Io lavoravo ai Rosselli del Turco, però gli erano due fratelli. Io lavoravo dall'altro fratello. Lei lavorava con un fratello e il Pacciani con un altro. Però io facevo, siccome ero trattorista, facevo un po' qua, un po' là. In che epoca siamo? L'epoca, lui è arrivato nel 73 e quindi io mi sono ammalato nel 79 e siamo stati insieme 6 anni. Dal 73 al 79. Ecco, insieme come mai? Al di là del lavoro, l'abitazione sua dove era? L'abitazione... La sua, Calosi. Tra la mia e la sua. Quale era la sua abitazione? Se avevate abitazioni vicine o meno? La mia era in via Ollina 4. E quella del Pacciani? Era in via Sant'Anna 3, mi sembra. Erano vicine fra loro? Sì, quasi un chilometro. Ecco, invece prima erano più vicine in un primo momento? All'inizio abitavate di rimpetto? Io sono andato via prima che arrivasse lui. Lei è andato via prima che arrivasse lui? Come mai è andato via? Prima 20 giorni, 15. Come mai? Come mai? Perché siccome gli era 8 anni e c'ero e poi e veniva lì, insomma, cambiano 2 o 3 per quelle bestie, insomma io mi venne a noia e... Ecco, lei però se aveva si... Aveva già chiesto prima di uscire. Di andare via. E però si trasferì proprio nel momento in cui arrivò lui? Sì. Non è che per caso la ragione è diversa? Sì, signor Presidente, per pazienza, signor Giudice, faccio le domande. La ragione per cui si trasferì, lei ha detto che era perché voleva cambiare casa. Sì, o... anche, ecco. Miglioravo, venne l'occasione di poter andare via. L'occasione in che senso? Perché gli arrivava un altro, uno conoscevo, insomma, prima si era tornato per far compagnia a una famiglia che c'era già, quindi poi gli arrivava uno nuovo, io non c'avevo più nulla di impegno, insomma. Signor Calosi, lei però alla Polizia Giudiziaria nel verbale del 13 luglio 90 a questo proposito ha detto una cosa diversa sul motivo per cui si trasferì. La ricorda o vuole che legga con l'autorizzazione della Corte cosa ha detto? Ma io non me lo ricordo, ma... Via, allora, leggiamoglielo. Leggiamolo. Dice... Le case, allora leggiamo, con il Pacciani abitavamo in 2 case coloniche di proprietà della fattoria sita in via Sant'Anna, dove abitavo io, e via Sant'Anna 3, dove abitava il Pacciani, sembra ci sia solo un numero di differenza. Dice, le case erano una di rimpetto all'altra, dice lei, e separata da una strada interpoderale. Quando giunse il Pacciani, dice lei, tramite il fattore seppi che questo era stato in carcere per aver ucciso un uomo perché trovato a far l'amore con la sua fidanzata. Lei dice subito dopo, per tale motivo e perché avevo convenienza, parlai con i proprietari e mi trasferì in un'altra casa, è così? È così, ho firmato. E come mai non ce l'ha detto prima? Che necessità c'era? Non ci ho ricordato. Bene, senta una cosa, lei sa qualcosa... Mi sembra che l'ho saputo dopo. Lo dice lei. Sì, è giusto.
Il Pacciani o qualcuno le raccontò qualcosa di quell'omicidio del 51 che le rimase impresso? Io quello ho saputo tutto dai Pacciani. E cosa ha saputo di quell'omicidio? E mi disse che gli ha trovato la sua fidanzata e che la ammazzò e poi l'ho sotterrato. Poi, scusi? L'aveva sotterrato. Lui l'aveva sotterrato? Sì, e disse che se non era alla strulla non lo trovavano. Cioè fu trovato per colpa della donna. Ok. Senta una cosa, riguardo ai rapporti del Pacciani con la moglie, cosa ci può dire? La moglie, anche lei, l'ho detto di già, ma insomma... Sì, l'ha detto di già, però io bisogna che glielo richieda, lei deve essere così cortese da ridircelo. A fronte della moglie io posso constatare solo una cosa, quando si andava a pigliare della roba a casa sua, bisognava che lo mettessi dalla finestra perché la non era... L'era chiusa. Era chiusa chi, scusi? Era chiusa la casa e lei ci porgeva la roba dalla finestra. Se c'era bisogno di un forcone, se c'era bisogno di qualche cosa, si dava dalla finestra. Cioè era chiusa e non si poteva aprire la porta? Per ragioni non volesse entrare, che se entrassi dentro, o per ragioni che io non so. Comunque noi bisognava assistere dalla finestra con un fiasco d'acqua. E... anche nei confronti delle figlie erano chiuse o... Anche loro. Questo era dovuto a qualche motivo particolare, era geloso, non lo so. Io ci pensavo, ma non lo so. Lei non lo sa. Senta una cosa, sa se il Pacciani in quell'epoca, in quel periodo, o l'ha visto lei o l'ha saputo, aveva minacciato qualcuno con coltelli, ad esempio? Minacciato, io lì gli avevo da dire con le mani. Poi, con coltello o col forcone mai? Forcone sì. Cosa fece? Chi minacciò col forcone e come? Minacciò col forcone, però io voglio essere sincero, non ero presente. Ecco, allora cosa successe e come lo sa? Lo so, tutti lo sanno, i miei fratelli. Lo pongo. Specialmente fratelli. Lo pongo, Presidente. Perché? Perché non si sa, sta riferendo una circostanza che gli è stata riferita. Vabbè, adesso ci dirà da chi ce l'ha riferita. Vabbè, chi ce lo dirà bene, se no... Primi fratelli. Proseguiamo. Suo fratello? Primi è vivo fratelli. Suo fratello è morto. E un altro è vivo. E un altro? Quale? Il vivo. Prima minacciò suo fratello, se non il lo il vivo capito. O il morto? Ma mio fratello l'ha minacciato dopo. Io ho domandato se ha minacciato il fratello vivo o il fratello morto. Avvocato. Mi scusi, Presidente. Avvocato, lei farà le domande quando toccherà a lei. Grazie. Potrà riprendere grazie. L'argomento, cioè, grazie, svilupparlo. Presidente. Mi scusi, è un problema di ammissibilità della domanda. Io l'ammetto, quindi grazie. Il problema è superato. Io ho diritto anche di fare il mio certamente, dovere, no? Certo. Difensore. Però oramai che è risolto fa, il problema possiamo andare avanti. Se no, avanti. Continuiamo a becchettarci, no. Senza alcun costrutto e perdita di tempo. Ricordate quello che vi ho detto ieri. Allora... Ci può raccontare la minaccia nei confronti di suo fratello, in cosa consisteva? No, non era mio fratello. Ah no, scusi, allora mio ho capito. Il forcone non c'è che vedere con i fratelli. Allora nei confronti di un altro Calosi. Guardia. Ci spieghi lei, perché altrimenti non riusciamo a capire. Ecco, lei, io so che i guardia, siccome sto guardia... Chi è il guardia, scusi? Guardia Haccia, e quello è che ci guardava tutti, insomma, sì. Come anche come operai. Sì. Insomma, prima è... erano d'accordo loro tutti e due, poi a un certo punto quest'uomo cominciò ad andare verso Asa, insomma io non so per quale ragione, un giorno gli disse non voleva più a casa verso Asa, prese il forcone e gli rubò il cappello. Questo almeno, se poi la va a Monte lo domanda anche altri, lo sanno tutti questo. Tutti a Monte Firidolfi sanno sì, questo? Sì, la conferma chi la vuole. Con un forcone fece questo? Sì. Senta un po', conosce Calosi Carlo lei? Sì. Il lattaio? Nei confronti di Calosi Carlo fece qualche minaccia. E questo dicevo è a po' di lì, ma comunque io presente non ero nemmeno allora. Lei non era presente. Ricorda però di aver parlato di questo fatto. Sì, sì. E l'aveva minacciato con un coltello. L'ha detto lei. Lo riappò al collo, eh? No, vabbè, ce lo spieghi, scusi. No, io mi ricordo altro che a Pavo il collo, dice se non ci sarà noi, andavi poveri. Con un coltello, mi scusi.
Le dico, le leggo cosa ha detto. Il Pacciani, a tale proposito, ricordo che una volta il Pacciani aveva minacciato con un coltello Calosi Carlo, ora deceduto. Quest'ultimo faceva il lattaio, portando il latte a casa del Pacciani, era stato da questi, come detto, minacciato. È così? Sì. Grazie. Senta una cosa. Lei ricorda se vicino all'abitazione vostra, quella comune all'inizio perlomeno, c'era una macchia di rovi? Una macchia era distante 120 metri. 120 metri, 100, cioè si vedeva 100, questa macchia? 100, 100. E Pacciani aveva fatto qualcosa a questa macchia? E c'era degli alberi, si era attaccato dei rovi o macchie, insomma fece tutto pulito. Fece tutto? Pulito. Come mai? Lasciò l'albero e basta, perché dice... Lasciò l'albero e basta, come mai? Perché diceva, e gli fu detto così, in confidenza, dice... Confidenza da lui stesso? Dagli altri, no, da mio fratello, perché lui c'aveva più confidenza, dice... Come mi ha tagliato la macchia o anche un certo mesi? Chi sono gli altri, presidente, scusi? Intanto ha detto il fratello, no? Quindi ci abbiamo già un riferimento. È un nesso. Gli disse, perché tagliato la macchia, che ci dava a me se gli andavano lì la gente... Prego, scusi? Che ci dava a noi o se gli andavano lì la gente, insomma, la gente chi? A moreggiare o... Ecco, la domanda era stata questa. Come mai hai tagliato la macchia, ci andavano lì le coppiette a far l'amore e ti dava a noi, è questo? Sì, dice però, e dice, dai un muretto e c'ha l'asa, si vedeva, dice, c'aveva le figlie e le vedeva, insomma, le vedeva la gente andare lì e lui non le voleva fare male. Beh, questo sembra piuttosto naturale, in fondo, no? Sì. Ha due figlie, non vero? Senta una cosa. Sembrò naturale. Prego? Sembrava naturale. Cioè, lei non è che si meravigliò di questo? No, allora no. E poi sì? Allora, come mai dopo si è meravigliato? No, mi sono meravigliato perché che sia successo con le figlie. Poi. Senta una cosa. Sa se il Pacciani andava a caccia o cacciava? A me mi ha detto solo di aver ammazzato la volpe, poi non so altro. In caccia... che modo? In che modo? Da dove gli aveva sparato, se gli aveva sparato? E mi sembra dalla finestra. Ma gli aveva sparato? Sì, sì. Perché la volpe si caccia intanto. L'aveva presa. Forse non solo la volpe, anche qualche altra cosa. Lei dice una lepre, una volpe sparandogli dalla finestra. Si vantava, lei dice, glielo leggo, di aver cacciato gli animali sparandogli dalla finestra della sua abitazione. Sì. Ricorda? Sì. Sa se aveva il porto d'armi o se le disse qualcosa in proposito? Porto d'armi, mi sembra a un certo punto, se non so se ora sbaglio, diceva dove era l'area di abitazione che a un certo... Cioè non ce l'aveva e comunque appena avrebbe avuto... avesse avuto la riabilitazione avrebbe fatto in modo di riaverlo. Era in corso di averla. Era in corso di averla. Vabbè, lei non approfondì, la cosa non gli interessava. È così. Così le disse lui. Senta una cosa. Sa che se aveva dato dei soprannomi a qualcuno e qual era il soprannome che dava a se stesso e perché? O se glielo dava qualche d'un altro? A tutti l'aveva dato. Gli operai. E al Pacciani che soprannome era stato dato e perché? È stata di Banfa. Il? Banfa. Lei ha detto Vampa. Vampa o Vampa. Vampa, vabbè. E Vampa, come... però c'è due attestazioni. Ah, ci sono due versioni. Qualcuno dice perché è venuto fuori la benzina coi fuoco. Mentre qualcuno si dice agli operai che quando gli era caldo diceva, poverino, che banfa. Senta una cosa, ma questa storia della benzina che gli ritornò addosso e che l'avevano soccorso, queste cose qui, lei lo sa personalmente? Gliel'hanno raccontato o l'ha visto lei? Visto no. Com'è la storia? La storia è che siccome parlavano di questa gente che fa questi lavori, e diceva la faceva anche lui. In un episodio concreto cosa era successo? Quando lo fece? Sì. Era presente lì dinanzi a una bottega di meccaneo
lei aperta benzina e dice, ed è de fuoco. E poi fu, è venuta da sui vento, dice c'è il tramontano, che è lì. E poi c'è un signore che di un certo pelliccio, gli butta da su una giacchetta e... Per spenge, ho capito. E se no si brucia tutto. Senta una cosa, sa lei per averlo sentito, e nel caso da chi, se aveva un amante, una donna, qualcuno, faceva l'amore con qualche don altro? Lui diceva che aveva più di una, ma comunque... Lui diceva? Che ne aveva, che le trovava queste donne, io una la si conosceva. E chi era? Parlava di questa donna. Le parlava lui? Sì, sì. E cosa diceva? Io non mi parlavo. E cosa diceva? Diceva che andava a volte con questa donna, con questa malatesta. Questa malatesta si chiama? Andava con questa donna, il marito... Poi dice altre, ma un nome io non ne so più. Lei sa solo questa malatesta, lo diceva lui? Sì, sì, lui personalmente. Senta una cosa, e questa malatesta era sposata? Sì. Il marito sa che se è vivo o morto? Il marito si ammazzò. Come mai? E questo... Se lo sa. Stava un po' geloso, stava un po' che... non so come mai. Un po' geloso? Non ho capito. Senta una cosa, sa chi erano gli amici più intimi che frequentava di più il Pacciani in quell'epoca? Io, di questo postino e lo diceva... Questo postino come si chiamava? Mario. Mario? E il cognome lo conosce. Quest'altra mia gli era il maresciallo, ma questo penso sia stato anche dopo. Maresciallo chi, mi scusi, il maresciallo di San Casciano? No, maresciallo in pensione. Un maresciallo in pensione, ne conosce il nome? Ma impari io, ma io me lo ricordo, mi chiamo... No, né con nome né nome. Penso. Quindi gli amici che lei ricorda sono questo postino e questo maresciallo. Sa se è vivo o morto questo maresciallo? È morto certo, diversi tempo fa. È diverso. Senta una cosa... Sa se il Pacciani, per averlo visto lei, faceva uso, non so nemmeno come dire, di giornali pornografici, cosa ne faceva, dove li portava? Queste volte si sono visti, ma non tante cose, perché uno l'ha portato così per fare... Dove lo portava? Anche a volte ne c'era l'Ulive, ma insomma, ma qualche volta proprio, ecco... Lei dice se li portava sempre dietro anche nei campi, dice lei. Insomma. Sento una cosa, lei poi ha riferito invece del fatto che questo Pacciani si vantava e diceva di fare l'amore con più persone, se sì. Lo ricorda? Sì, sì. Cosa diceva in proposito e con chi? Con chi è andato? Con chi? Non lo so. Con più persone, ecco. Sì. Ma con chi? Io sto altro che questa è. Poi, qui volò tutti i giorni, pare che andassi in giro, ma io... Con questo Mario, per intendersi, andato. Questo Mario, sì. Poi gli aveva comprato i vibratori, insomma, No, queste cose, scusi, così, tanto oramai ci sta facendo il quadro, ce lo faccia completo invece di dire queste cose. Cioè, aveva comprato, che ne sa? Un vibratore. E io... andavano insieme con questi oggetti. Sì, però io ci ho riso in questo caso, perché non c'è... ciò che lui. Si vantava per caso della sua, delle sue capacità amatorie, dei suoi attributi? Su questo sì. Su questo sì? In che modo? Ma insomma... Lo dica, via signore, l'ha già detto. Esatto. Sì, insomma, gli era forte, gli era bravo, gli era, insomma... Poi raccontate anche delle bischerate, ma comunque sono... Che bischerate, ce le dica? Se lei sa che erano bischerate, perché tenerle lei e basta? Che gli dire? Diceva che andava una donna, lei ha mangiato ceci, gli sono tenuti fuori... Vabbè, è proprio una bischerata, ha ragione lei. Senta una cosa. Era una persona di carattere, che tipo di carattere aveva? Carattere... Se gli era calmo, gli era come me. Quando non era calmo, com'era? Ecco, se poi si agitava un pochino, diventava piuttosto brutto.
Piuttosto brutto in che modo? Degli occhi, insomma. Gli occhi? Degli occhi un po' spauriti, insomma. L'ha visto lei? L'ho visto, sì. Visto anche in cose semplici, insomma. E in cose non semplici, oppure in cose semplici? No, allora, nelle cose semplici le ha visto, cosa gli succedeva agli occhi? No, volte una volta dicevo, oh, guarda, erano le 4, le 5, magari le 4, via. Lui gli andava via perché aveva con le vestite, arrivava lì e diceva, oh, guarda, per qua, che dove tu vai? Come per qua, capito? Io qua, ma come mi ha visto un po'. Poi? Si adirava, insomma, dice lei, quando si adirava si capiva... Faceva paura. Era violento, faceva paura. Ecco, e basta. E quindi lo lasciavano perdere quando faceva... Sì, io con me non ha mai voluto dire una parola, Senta, sapeva o ha visto, le ha detto che aveva dei binocoli, cosa faceva con questi binocoli? Che aveva i binocoli, mi sembra di sì, ma che faceva con quello ricordo. Lei ha detto, cosa faceva non lo ricorda con no. Binocoli? Lei ha detto che in una piazzola a 120 metri prima andavano le coppiette, lo ricorda? Sì, c'è un ponte. Ecco, lei ha anche detto che a lui avrebbe riferito che queste coppiette, glielo leggo, ricorda qualcosa in proposito? Cosa ricorda? Delle coppiette, non mi ricordo. No, ma il perché aveva in realtà tagliato quella siepe? Quella l'ho detto. Sì, lo dica meglio, perché lei l'ha spiegato, vediamo se lo ricorda lei ora. Io gli fu chiesto perché gli aveva tagliato la macchia e disse perché le figliole da qui muretto l'avevano visto che quella gente è andata a fare l'amore e gli voleva levati lì, ecco. Mi sembrò così. Le sembrò così. Se lei dice, diversamente può darsi aveva tagliato, lei dice, aveva tagliato gli alberi e i cespugli della macchia, lui aveva risposto che le persone si infrattavano in tale luogo, gli davano fastidio, non ha detto che davano fastidio alle figlie. Per le figlie, lei dice, davano fastidio a lui, così no, le avrebbe riferito. Mi sembra di no. Perché quella vista lo infastidisce. Aspetti, perché... facciamoglielo dire, perché non l'ha detto, Non lo ricorda. No, di questo mi sembra le figlie, beh, si è detto delle figlie. Benissimo. Non ho altre domande, credo. La toga, prego. Avvocato Santoni. Una sola domanda, signor Calosi. Lei parla nel suo... Lei si ricorda, e l'ha confermato ora, di riviste pornografiche che lui le portava con sé, o comunque le esibiva, è vero? Sì. L'ha detto appena. Si ricorda anche di un pene di caucciù. Di caucciù. Che lo parlava. Sarebbe quell'affare là che hanno gli uomini. Ne parlava tanto che l'avevamo acquistato insieme io. Bene. Lei si ricorda per caso, faccia mente locale per favore, al contenuto di qualcuna di queste riviste, qualcosa di particolare? Nelle riviste? Gliel'ha mai fatte vedere? Sì, si è visto, ma non di particolare, no. C'era anche qualche rivista di carattere omosessuale? Cerchi di sforzarsi, qualcosa di insolito in qualcuna di queste riviste. Non ce la fa. Perché io non guardavo. Mi sembra... Ha detto che guardava, le avrà viste, sì, un uomo. Visto, guardai. Curiosità, così. No, non ha notato qualcosa di particolare? No. Non si ricorda? No. Beh, almeno... Soprattutto insolito di carattere omosessuale, cioè con uomini fra di loro. Una rivista che contenesse immagini pornografiche di uomini. Ecco, no. Ci sarà stata una nota perché quelle le sono tutte opere. Ma io non ti sei in questo senso. Benissimo, la ringrazio.
Avvocati, parte civile, altre domande? No, Presidente. Avvocato Bevacqua, prego. Signor Calosi, lei aveva o ha due fratelli, mi pare, o no? Sì, no, tre dei fratelli. Ma. Tre fratelli? Ma uno li ha a Firenze, quindi. Uno li ha a Firenze. Ecco, e lavoravate o lavoravano in quel periodo tutti quanti sotto la stessa... stesso padrone? Quello che gli è morto... e lavorava sotto il professor Locchieri. Il professor? Locchieri. Locchieri. Lottieri, insomma. Sì. Come me. E quest'altro Aldo, quello vivo, lavorava insieme ai Pacciani. Insieme a Pacciani. Sa se fra Aldo e Pacciani c'è stata una lite? Sì. Ah. C'è stata una lite, quindi, fra suo fratello e il signor Pacciani. Oh, sento una cosa. Volevo domandarle una cosa. Lei come mai si è rivolto all'autorità giudiziaria o alla polizia per parlare di queste cose? È stato un impulso particolare suo oppure è venuto qualcuno a trovarlo? No, a trovarmi. Quante volte sono venuto a trovarlo? Sono venuto a trovarmi, prima cosa venne a trovarmi e non c'ero e successe e veniva giù. Come? Vennero a trovarmi siccome ero in pantaloni, insomma in mutande, sì. In metto pantaloni, la moglie la gli fece passare. Si incavolarono e le fecero la perquisizione. Andarono a prendere il caffè e quando tornarono non c'ero più. Senta, ma le fecero anche una perquisizione? Sì. Ecco. Perché le fecero la perquisizione? Esatto, perché era andato via. Andava a fare la puntura del fratello, gli erano finiti di vita e... E sulla base di che le fecero la perquisizione? Sulla base a quell'ora non sapevo nulla. Sulla base lo ecco, sapevo. Ecco, no, non ho capito che cosa c'entra quello che lei sapeva con la perquisizione. Si è mai domandato perché le hanno fatto la perquisizione? Hanno fatto la perquisizione, questo non lo so. Perché quell'epoca mi domandarono quando veniva giù solamente se c'era un uomo che secondo me la mandava via se... e mi fu detto così e volevano informazioni da me se era affidabile, insomma, se era? Se era affidabile così, per dire affidabile, siccome chi? Doveva essere scarcerato mi ha stato detto così, doveva essere scarcerato il Pacciani, allora? E vennero a sentire lassù, non solamente da me ma diverse persone. Ecco, e che cosa volevano sapere da lei? Se era affidabile? Ecco, a me non mi dissero così. Ecco, ma lei non si domandò perché gli fecero la perquisizione? Me lo domandai. Ma io... Non glielo domandò, ma siccome allora. Era scappato, sembrava d'accordo di Pacciani. Ah, era scappato. E dopo la perquisizione lo fecero parlare. E vennero a giù. E quindi lei rese queste dichiarazioni dopo la perquisizione che aveva subito? Sì. Oh, vabbè. È un metodo abbastanza singolare, per la verità. Comunque. E allora. Vediamogli se ha reso anche dichiarazioni al PM poi, così sì, forse. Ma non c'è dubbio che non c'è dubbio. Va bene, avanti. Non c'è dubbio. Proseguiamo. Che abbia reso le dichiarazioni al PM. Se ho ben capito, lui era in mutande. Non apre. E lo perquisisce. Non apre. Non apre. Quelli dicono ritorniamo, sì, certo. Lui non c'è più. Ma noi a che fanno la perquisizione? Questi sono stati... Intelligenti, sono pauca. Intelligenti, dicevano gli antichi, pauca. Vabbè, forse ecco, qualche si piccolo chiedere, se si motivo poteva di sospetto l'aveva dato. Stavano vabbè, cercando armi, Presidente, Pacciani era dentro. Pacciani era dentro e si cerca a tutti i costi. Chiuso. Armi. Armi di che? Il forcone. Fucile. Fucile, sì. No. Vabbè. No, no, vabbè. Va bene, va bene, va bene. Cile, ci forza, siamo capiti. Proseguiamo, non perdiamo tempo. Proseguiamo. Allora, dunque, scusi, lei ha detto una... Ecco, volevo domandarle, siccome tutti quanti avevano un nome, un nomignolo, un soprannome, lui Bamfa o Bamfa, come lo chiama sì, lei? Bamfa. Lei come si chiamava? Sacerdote. Sacerdote. Io resto a te, diceva Radames. Allora, a proposito del sacerdote, dunque. In campagna tutti hanno un soprannome. Certamente, sì. Dunque, lei disse esattamente questo al pubblico ministero. Vorrei che lei, se se lo ricorda, lo confermi. Il Pacciani tagliò tutti
i rovi e le vitalpe, e disse che aveva fatto questo perché quella vista lo infastidiva, la vista delle macchine, e perché non voleva che le sue figliole vedessero quelle cose. La conferma? Sì. Oh, voglio domandarle questo, ma siccome Pacciani era un dipendente di questa azienda, io credo che lui dovesse ricevere ordini, almeno penso, da qualcuno, o dal fattore, o dal vicefattore, o dal proprietario, per fare certe cose, per zappare, per coltivare, per tagliare, potare gli ulivi, per arare il trattore e anche per tagliare le vitalbe, oppure no? Io penso l'abbia avuto ordine non di tagliare quella, tagliare. Perché non per tagliare quella? Perché non davano a nessuno. Non davano a nessuno, però poteva dargli noi a lui, alle figliole. Perché lei era sui ponti, attaccata all'albero, quindi lì non c'è campo, ecco, lei era in un'aula come questa. Però era molto vicino a casa sua. 100 metri. E quindi si vedeva. Allora, lei ha parlato di questa donna, della malatesta, lei ha detto che addirittura lui aveva tante donne, beato lui. Sì, mi raccontava io. Però quando parla della malatesta, lei fa questo esattamente, dice così: il Pacciani nei suoi discorsi dimostrava di conoscere la moglie del malatesta, dimostrava di conoscere. Capisce cosa vuol dire dimostrare di conoscere? Sì, sì. Mi sembra che sia qualcosa di diverso rispetto a quello che lei ha detto ora al pubblico ministero. Dimostrava di conoscere, le voglio domandare come dimostrava di conoscere, in che cosa si estrinsecava questa sua conoscenza. Insomma, lui mi diceva che la frequentava veramente. Che? Si sarò ritenuto che la frequentava questa donna. Una sera ti aveva comprato della roba, ti aveva speso 6.000 lire, insomma, poi tornò a casa, gli ripresi la roba e venne via. Perché ci potessi fare qualcosa. Questa sera, sembrava di sì. Io. Cioè era lui che diceva che aveva comprato una sera... Dammi, dice. Come? Dammi. Guai. Questa è la borsa. Questo gli ha detto. Non ho capito, guardi, nessuno... No, l'accompagnò e si era insieme a ballare, l'accompagnò verso casa e voleva, guarda, cosa. Poi gli aveva preso 6.000 lire e disse, e lei la borsa, gli ha la borsa e basta. E dice, dammi. No, mi vuole spiegare, mia pazienza, perché non capisco, io sono vecchio, tardo e in età. È molto chiaro, però. Allora, ripeto. Però spieghiamo perché. Lui gli andò a accompagnarla. Perché parole non si capiscono. Lui andò a accompagnarla. Questa donna. Credendo, c'era anche io presente, credendo, come sempre, oppure stasera. Credendo cosa? Che l'aveva preso in una spesa. Scusi. Che l'aveva preso una borsettina con 6.000 lire, ci aveva messo dentro 12, io ci aveva messo dentro, non lo so. E gliela dette, e l'ha presa. Poi arrivano da giù, allora a un certo punto dice, dammi. Cioè, ma che sacerdote è lei se non si fa capire dai suoi... Scusi, ci fa capire qualche cosa? Abbiamo capito, però, per favore, lo ripeta con parole. Allora, lui accompagna questa, come si chiama? Malatesta. Verso casa di questa donna. Sì. Con l'intenzione di salire sopra. Sì. Con lei. Sì. E gli aveva dato un cartoccino. Lui ha fatto un pacchettino e aveva speso 6.000 lire, disse. Ci aveva messo 6.000 lire dentro. No, dolci. Dolci. Di materiali. Dolci o qualcosa di genere, mi ricordo che... Ci aveva messo della roba. Avevo capito 6.000 lire, scusa. Aveva speso 6.000 lire. Per 6.000 lire. Sì. Benissimo. Allora, 6.000 lire di dolci gliele aveva date. Sì. Arrivano alla casa della donna e questa... Da un certo punto... A un certo punto lei dice no, stasera no, o qualcosa del genere. Allora dice, allora ridammi quello che... Dammi. Ma lei l'ha sentita questa donna che diceva di no? Io no. Non l'ha sentita lei la donna che diceva? L'ho tutto lui. Ah, quindi questo è un racconto suo. Quindi lei non ha mai visto il Pacciani con questa donna? No. Non l'ha mai visto. Visto a ballare, ma... Ma non l'ha mai visto insieme? Oh. Quindi l'ha raccontato. L'ha raccontato il Pacciani. Raccontava a lavorare. Io non ho altre domande, non so se... Ecco, scusi, lei è sposato? Sì. Ha figli? Due. I suoi fratelli sono sposati? Sì.
No, uno no. Uno no. Niente altro, grazie. Avrei ancora una domanda, scusi Presidente, se consentito, è questa. Un momento però che c'è l'Avvocato Fioravanti. Ah, chiedo scusa. Sì. Prego, Avvocato. Senta, signor Calosi, in che anno lei è andato via da Via di Sant'Anna? Il 6 d'aprile 1993. 73. Pacciani era venuto già lì? No. Ecco, quindi lei non è stato mai di casa vicino a Pacciani? No. È stato di casa più lontano di un chilometro? In Italia no, ma insomma, un chilometro. Quindi lei vedeva tutte le finestre chiuse della casa Pacciani? No, da casa mia no. Ecco, da casa sua non le vedeva. Senta una cosa. Io... Dica. No, io, insomma, io quando andavo laggiù, ma se no, andavo, siccome ero dottore, andavo a portare il fieno, e io ci abitavo solamente a portare il fieno o ramare, se no io laggiù. Senta, lei è stato mai alla fiera di San Casciano e alla festa la sera a ballare insieme a Pacciani e alla Sperduto? Alla festa dell'Unità, sì. Alla festa dell'Unità? In che epoca? E questo gli bello. Che epoca? Io penso prima di ammalare, prima di 79, insomma. Lei ha ballato con la Sperduto? Mai. Perché non ci ballava con la Sperduto? Io non ballavo una moglie, basta. Ah, non sapeva ballare lei? Sì, sapevo ballare, ma ballato con la moglie sempre. E Pacciani ci ballava con la Sperduto? Sì, sì. Ma si è accorto che quella sera che stavate insieme a quella fiera, Pacciani ha iniziato a ballare e poi l'ha abbandonata? Non quando è Dio della roba? No, quella è un'altra cosa. Ma questo, mi ricordo che una volta faceva un cerchio da sé, ballavano, capito, ballavano questi balli anche di egli. Gli ha mai raccontato Pacciani che non ci voleva ballare con la Sperduto perché puzzava? Questo sì. Gliel'ha raccontato? Grazie, non ho nessun'altra domanda. Pubblico Ministero? Grazie. Vorrei tornare un attimo col signor Calosi a quelle cose che ci ha detto all'inizio, cioè il fatto che sapeva, aveva sentito il racconto del 51, e che era stata la donna a far scoprire il cadavere dell'uomo che aveva ucciso perché lui l'aveva nascosto, no? Così ci ha detto lei. Quella strulla io. Questo è il racconto. Era stupida lei, gliel'aveva fatto scoprire, così ha detto. Senta una cosa, ma di questa fidanzata lui ne parlava poi, di questa sua prima fidanzata? Di come gli stavano... Se si vedevano, se aveva desiderio di rivederlo. Il rapporto tra loro. Sì. Veramente non si ricorda, no. Se diceva che aveva voglia di vederla, la vedeva, la cercava. Non ha mai detto, no? No, non ha mai detto. Non è che faceva l'amore sul serio, non è che faceva l'amore, era la sua donna e... Era la sua donna, ma nel momento in cui parlava con lei, il ricordo di questa donna, se aveva desiderio di vederla, se la stava cercando, se l'aveva cercata? Mi sembra l'abbia anche ricercata. Le sembra l'abbia ricercata? In che modo? Cosa le ha detto? L'ha ricercata anche per... Non so se per la vitrificazione, insomma la ricercata... Per la? Rehabilitazione del domani. Okay. E l'aveva ritrovata? Non lo so. Lui non le diceva nulla di questo? No. O lei non ricorda? Io non lo ricordo. Non se lo ricorda. Senta, un'ultima cosa, tornando a quella macchia che lui aveva tagliato con l'autorizzazione o meno, non ho capito una cosa, quando c'era la macchia rispetto alla casa le auto erano oltre la macchia e non si vedevano? Non si vedevano. Non si vedevano. È così? Sì. Invece tagliando la macchia si vedevano. Però non ci andavano e via. Bene, grazie, non ho altre domande. Non ci andavano, quindi non si vedevano. Perfetto. Non ci andavano più.
Perfetto, no, no, era questa la domanda, mi va benissimo. Senta, mi ricorda una cosa, prima, quando avevi detto il Facciani di aver raccontato di aver ammazzato la volpe e la lepre sparandogli alla finestra, ma con cosa gli aveva sparato, glielo aveva raccontato? Qui cosa? Facciani. Con che cosa? Le aveva raccontato. Sì. Che aveva ammazzato la volpe e la lepre. E la lepre, sparandogli dalla finestra. Con che cosa? Col fucile. Col fucile. Bene. Una volta sola o più volte? Io le due volte. Sì, una volpe e una lepre. La volpe e la lepre, insomma, ma tutte e due insieme non credo. Va bene. Presidente, una domanda per favore. Avvocato, prego, avvocato Fioravanti. Lei ha visto mai Pacciani sparare dalla finestra? A me. No, a lei. La domanda a lei. Se aveva sparato a lei non era qui oggi. Ha visto mai Pacciani sparare finestra? No. No, grazie. L'ha detto e basta. Gliel'ha detto e basta. Gli ha detto altre cose Pacciani su altri argomenti? Gli raccontava delle donne? Sì, ma tanto non ho detto io. Ecco, lei non ci faceva caso, non ci credeva a quello che diceva Pacciani. Non tanto. Non tanto. Bene, mi basta così. Scusi, si ricorda se una volta una volpe fu trovata morta vicino a casa sua? A casa mia? A casa di lui, o a casa sua, non lo so, là. Non se lo ricorda? Fu trovata morta, la trovò il Pacciani. No. Si ricorda? Perché le volpi ogni tanto vanno... vengono, sì, e vengono anche uccise, no? Con dei bocconi un po' particolari, no? Se lo ricorda lei questo? No. Quando mangiano le galline. Ascolti. Fucili, quindi aveva un fucile il Pacciani. Così gli ha detto. Lei non gliel'ha mai visto in mano? No. Sono stato anche a casa sua, l'ho anche visto, l'avrò anche visto via. Ma... L'avrò anche visto? L'avrò. Ma non lo so. Che vuol dire? Insomma, però non lo ricorda. No. Altro? Nessuna domanda. Può andare, arrivederci. Può andare? Sì, può andare. Questa voce